Via, via, via. Vabbè. Come cavolo faccio? Me lo spiegate? Oggi ragazzi è appena uscita la modalità metallo pesante. In questa modalità nelle casse bottino si possono trovare solamente armi pesanti. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che è tornato il Barret, ragazzi. Quindi mi raccomando, prima che inizi il video, se volete vincere tutte le partite di Fortnite e supportarmi come creatore, assicuratevi di avere il codice calpo inserito nel negozio oggetti. Ma adesso andiamo in partita. Eccoci qua in partita, ragazzi. Andiamo verso Torri Bislac, che me la voglio rischiare, ragazzi. Siamo in metallo pesante, quindi le regole sono solo armi pesanti. La raccolta di metallo aumentata e mantieniti distante durante la tempesta distruttrice. Io non so cosa significhi tempesta distruttrice, ma solo il fatto che ci sia distruttrice nel nome mi fa molta molta paura. Comunque siamo anche da soli contro le squadre, ragazzi, perché è una cosa incredibile. Ogni volta fanno un sacco di modalità divertenti, belle, ma le mettono in modalità in squad, e quindi io devo subirmi 4 persone. Ma oh cavolo, qua c'era un altro pompa, perfetto. Meno male che non l'aveva preso. Oh, quanti colpi. Cioè, quindi io sono stufo ogni volta di dovermi ritrovare contro 100 miliardi di persone, perché la Epic Games fa sempre le modalità in squad. Io faccio i video da solo, che cavolo, mamma mia. È davvero molto molto complicato. Allora, qui davanti c'è un tizio che dovremmo riuscire a uccidere. Ora, boom! No, gli ho fatto 96, aspetta. Pesciolone, eccoti qua. Ma quanto danno mi hai fatto, pesciolone? Occhio. Ok, intanto ragazzi, cioè, le armi sono davvero poche. Cioè, c'è sto pompa che è il fucile pesante a grosso calibro, che neanche mi piace. C'è la K poi che neanche mi piace. E poi cosa c'è di altro? Oh, dovrebbe esserci il Barret, ragazzi. Il Barret dovrebbe esserci, perché appunto è il cecchino pesante. Ecco, ho già sentito il Barret, perfetto. Poi che altre armi ci possono essere? Penso basta. No, vabbè, qualcun'altra ci sarà. Scopriamoli insieme adesso. Dove sono le persone? Personaggi, personine, perso qualcosa. Non ha perso nessuno, niente. Ah, eccolo qua. Ehi, calmati un attimo. Ok. Dov'è il tizio? Sopra di me. Oh, yes, eccolo qua davanti. Oh, cavolo, ragazzi. No, siamo solo verso scontro, eh. Ricordiamocelo che potrebbero essere volendo in 4. Non va bene questa cosa. Questa cosa non va bene. Oh cavolo. Perfetto, ucciso uno. Uccidiamo sto tizio. Mori. Dammi i tuoi materiali. Perfetto. Un bel pompa. Perfetto. Cioè, ce l'avevamo già, eh. Però oro diciamo che è meglio. Facciamoci il medikit, ragazzi. Fortunatamente abbiamo delle granate ad onde giusto, quindi possiamo provare a scappare, eh. Aia. Aia, no. Via. Corro via. Corro via, ragazzi, perché non ho vita. Potreste assolutamente vederlo da solo, che non sono proprio messo benissimo. Via. Gippina. E si va dall'altro lato. E si scappa. Mamma mia, questa è l'escape di codice Calpis, ragazzi. Questo è come i veri codici Calpis scappano dalle situazioni. Quindi scappando, vediamo. Allora, vado qui. Dentro il cespuglietto e si fa il medikit. 3 kill, raga. La safe sembra molto veloce. Oh, quanto va veloce, ragazzi. Va velocissima. Ma che è? Oh. Calmati, safe zone. Ecco perché la chiamavano distruttrice. È flash, non è una safe zone. Cioè, questa qua batte volte in una gara di corsa. Oh, per fortuna qui non hanno neanche lootato. Quindi possiamo prendere qualcosina. Tipo questa chest, dove non troviamo assolutamente nulla. Ma sbaglio, in questa modalità è raro trovare degli scudi. Oh, cosa vedo nei miei occhi? Un bel lamantino. Un lama e basta, senza tino. Oh, no, mi sa che qualcun altro l'ha visto. Ti prego, dimmi di no. È tutto mio questo, è tutta roba mia. Lasciatemi stare. Ok, perfetto. Pozioni scudo, granata d'onda d'urto. Voglio andare a prendere anche quelle ceste lì. Dai che ce la facciamo. Veloce. Dammi qualcosa di più interessante di sto cavolo di AK. Non c'è qualcos'altro, ma è possibile? Oh, un'altra big. Cioè, si trovano solamente pompa. Oh, finalmente. Che cavolo.
un bel Barretta. Ci sono solo tre armi comunque in questa modalità: Barretta, K e fucile grosso, di grosso calibro. È un bene perché in questa modalità non si può spammare, quindi diciamo che io che sono da solo potrei essere un pochettino avvantaggiato, che non mi iniziano a spammare 6.000 cose. Però c'hanno anche il Barrett che rimpiazza tutti i muri al primo tentativo, eppure questo non è proprio bellissimo. Te pareva, ma io non ci posso credere. Io da, ma raga, ma che sfiga è? Cioè, già che sono uno contro quattro, ma poi se il tizio si becca a cecchinarmi completamente a caso. Ma adesso vi faccio vedere io chi è il cecchino più forte in Italia. Io lo sono. Non è vero, non lo sono io. Allora, però con calma, Mi devi lasciare andare in safe almeno. Sì, vabbè, se mi beccava, se mi avesse beccato in volo, avrei già disinstallato Fortnite. Allora, qua sotto c'è un tizio. Oh, cavolo. E vabbè, ma che cavolo è? Tutti contro di me sono oggi? Fermo tu. Via, ok, l'abbiamo ucciso. Questo qua mi ha rotto le scatole. Giuro che questo qua mi ha proprio rotto. Vado sotto la sabbia e provo ad andare in safe zone. Cioè, ero messo bene, avevo tre big, avevo tutte queste cose, me le ha fatte sprecare sto sfigato qui che mi cecchina a caso. Mannaggia lui, mannaggia. Oh cavolo, guarda come cecchina tutte le persone. Questo qua è molto bravo col cecchino, Occhio, se... No, non voglio rischiare. Guardiamoci un pochettino, sento assolutamente troppe cose. Andiamo qui davanti, perfetto, possiamo farci un box. Sì, possiamo farci un box. E qua cosa c'è di bello? Qua c'è un tizio che corre, c'è un John Wick. E non è molto bello neanche lui. E il fatto che ci siano 100 miliardi di cecchini, perché ci stanno solo tre armi, non è sicuramente una cosa positiva, ragazzi. No, soprattutto per me che non ho cure, non ho nulla e sono mezzo morto quasi. Questo John Wick pure però è mezzo morto, Oh cavolo. Ok, vai così. Oh, perfetto. Uccidiamo pure lui, ragazzi, let's go. Però, oddio, non ho vita. Finiamo sto tizio. Dammi un medikit. Perfetto. No. Opla, questo qua non mi sembra tra i più svegli al mondo di player di Fortnite. Penso proprio di no, però magari mi sbaglio, Quindi occhio. Occhio, medikitolo. Ci facciamo un bel medikit. Puoi smetterla di spammarmi tu? Cosa ti ho fatto di male a parte ucciderti l'amico? Cioè, veramente. Questi atteggiamenti non mi piacciono proprio, Te lo dico. Cioè, io sono qua, gli uccido solamente gli amici e tutte le persone a cui lui vuole bene e mi vuole addirittura uccidere. Cioè, ma dove siamo arrivati? Incredibile. La società odierna. Dove si è spinta. Allora. Oh. Non riesco a editare. Ok, è one shot. Ma non riuscite ad uccidere voi? Ma che cavolo? Quelli lì cecchinano sempre me, qualsiasi persona mi becca. Questo qua che correva così a caso non lo uccide nessuno. Perfetto, comunque raga, siamo rimasti in pochissimi, Dobbiamo andare pure in safe. Ui, quella. Occhio, via. Vabbè, siamo morti? No, non siamo morti ancora, ma lo saremo molto presto probabilmente. Se questi qua mi sgamano, mi beccano, sono morto. Ok. Vabbè ragazzi. Come cavolo faccio? Me lo spiegate? Mi sparano da tutti i lati. Sono in due. E mi sparano pure altri due. Ok. 88. Vai. E ciao bello. Sì, non ho materiali. Sì, ciao. Ma che? Ma raga, ma non è possibile. Cioè, da solo contro quattro mi sparano tutti. Vabbè, avevo pure finito i materiali. GG. Grazie mille a tutti per aver guardato il video fino alla fine. Se così fosse, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Ovviamente, codice Calpis nei negozi oggetti per vincere tutte le partite di Fortnite e supportarmi come creatore. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.